Dai, rientriamo, Teleradio Stereo 92.7, zio Antonio Righetti in vostra compagnia, 12:22, è un grande piacere, un grande onore avere in diretta con noi Totò Di Natale. Buongiorno. Ciao, Totò, tutti, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Possiamo dire, Totò, che tu sei stato uno degli ultimi numeri 10, Francesco Totti, sai, per noi ormai, cioè proprio come fosse una divinità, però uno degli ultimi numeri 10 della storia del calcio italiano. 10, proprio 10. Diciamo, no, mi sono divertito, credo che poi Francesco fatto divertire, ha fatto piangere più di qualcuno poi anche. Vabbè, no, mi sono divertito, è stata una bella passione che avevo da piccolino, sono arrivato dove sono arrivato, poi adesso è rimasto solo Francesco, credo che è rimasto l'ultimo campione in giro, dai. Forse uno dei pochi, anzi l'ultimo numero 10 che esiste nel calcio italiano e forse anche europeo anche. Ascolta, Totò, tu sei stato uno dei pochi giocatori che ha rifiutato la Juventus. Vabbè, ma ognuno di noi nella vita ha sempre rifiutato qualche cosa. Io stavo bene a Udine, la mia famiglia stava bene lì, ho avuto una richiesta della Juve, che è una squadra che secondo me mi ha fatto grandissima offerta, però io ho fatto una scelta di vita e alla fine ho fatto quello che pensavo. 12 anni a Udine, 5 ad Empoli, anche nelle giovanili dell'Empoli hai conosciuto Vincenzo Montella da quelle parti, giusto? Sì, Vincenzo, poi mister Spalletti, credo. Tante amicizie, dai, tanti compagni di squadra e mister come allenatore. Certo. E invece per quanto riguarda la Roma, ti erano arrivate anni fa offerte per trasferirti anche nella capitale? C'è stata una piccola trattativa? Sì, no, ma è stato, mi voleva in mister, poi l'Udinese credo che diceva di no, quando mi sei arrivato a Roma, poi come tutte le trattative, qualcosa va bene, qualcosa va male, però sono stato contento nella mia carriera che sono rimasto a Udine, perché poi... E tu continui a vivere a Udine, no Totò? Sì, vado un po' avanti e indietro, adesso sono in Toscana, vado un po' avanti e indietro, sono tornato a dire da Udine, sì. È una città che poi alla fine mi fidi, mia moglie... No, ci ho vissuto un anno io a Udine, una terra favolosa. Sì, ho un po' di attività, un po' di scuole calcio, allora vado volentieri. Insomma, tu il calcio lo conosci, specialmente quello di Serie A. Ti volevo chiedere, visto che si parla tanto di Spalletti, del suo ritorno qui nella capitale, dell'esperienza che ha acquisito, accumulato negli anni passati anche all'estero, in Russia, rispetto a quello che conoscevi te e quello poi che hai avuto modo di vivere dal campo e fuori, ti sembra uno Spalletti differente? Sì, secondo me poi alla fine la cultura che è andata in Russia, che ha vinto tanto, ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, vede anche a Roma è tornato diversamente, che alla fine può vincere, è quello che sente interviste che mi si fa, non male, per arrivare sempre secondo e non arrivare prima, dopo dà un po' fastidio, credo che può vincere qualcosa con la Roma, ma anche la Roma secondo me è tifosa, vuole vincere qualcosa. Lo so, ma guardando la realtà, secondo te Totò, la Juve è ancora molto avanti economicamente, quello è sotto gli occhi di tutti, si conoscono, sì, anche tatticamente, anche tecnicamente? Ma non lo so, perché la Roma è una squadra molto tatticamente, come gioca ti fa divertire di più della Juve, non male che la Juve ha qualcosa in più tra i giocatori come la panchina, perché poi quando uno si gira dietro vede tanti giocatori che possono giocare titolare con tutti, con tutte le squadre, fa sempre piacere, però quest'anno la Roma sta facendo qualcosa in più e secondo me se il calciomercato a fine anno fanno qualcosa per l'anno prossimo, secondo me è la squadra che può vincere il campionato. In che modo si può accorciare il gap della Juventus? Solo con un acquisto importante a fine anno? Sì, dipende, poi se la Roma dà via qualcuno, che la Roma ha tanti giocatori che fa su un mercato che valono come giocatore, credo la Roma se rimane questo gruppo qua, compra uno o due giocatori in più, secondo me si può giocare il campionato con la Juve l'anno prossimo. Questa stagione secondo te non ce la può fare accorciare i 7 punti di differenza, 7 punti virtuali, perché vedo ancora recuperare. Sai, lì è come avere una Ferrari e qualcuno dietro che ha 500 ci arriva, capito? 7 punti sono 7 punti, poi il campionato può essere tutto della vita. 2 anni fa la Juve aveva meno 15 e ha vinto il campionato. Alla fine la Juve c'ha qualcosa in più da tutti, dai. Poi c'è il Napoli, c'è il Milan che sta facendo benissimo. Però avvicinarsi alla Juve ci vuole qualcosa di più. Antonio, domenica la Roma va a giocare a Udine.
non è l'Udinese di quando c'eri te, insomma un po' è cambiata, tanti giovani, alcuni anche piuttosto interessanti, penso a Fofana ad esempio, a Widmer, che ormai sono diversi anni che no, sono... No, è una squadra che è rimasto tutti i giocatori che giocavo io fino all'anno scorso, con qualche ragazzo nuovi che stanno facendo benissimo, come un centrocampista che hai detto fino adesso. Credo che una squadra difficile da affrontare, perché anche fisicamente sta benissimo, io ho visto la partita con l'Inter, non meritava una sconfitta, però è una squadra giovane, però in casa l'Udinese ha sempre fatto ottimi risultati. Ma adesso con Del Neri, ormai da qualche domenica, che cosa è cambiato? Tutto l'aspetto tattico, mentalità, di conoscenze, di esperienza? No, secondo anche me ha dato tranquillità ai giocatori che davano meno, ha dato tranquillità alle sue esperienze che ha, mette i giocatori in campo, ognuno nel suo ruolo, che alla fine ha fatto 3 vittorie di fila, l'ha sconfitto con l'Inter ieri e domenica. Ed è stata una bella partita, 2 squadre che giocano a calcio e secondo me chi sbaglia meno vince. Quindi la difficoltà proprio a Roma, la seconda partita in casa dell'Udinese, vorrà fare risultati, questo è normale. Ma come tutte le squadre, come l'Udinese può fare risultati qua a Roma, perché poi l'ha perso in casa. E alla fine sarà una bella partita, perché sono 2 squadre che giocano. Toto, quando eri insomma giovane te, anche in piena maturità, in provincia era abbastanza complicato riuscire a vincere. Mi ricordo le partite contro l'Empoli, anche ad Udine ad esempio, no? L'Udinese ha fatto strabene negli anni. Invece in questa stagione, a parte qualche eccezione, vedi l'Atalanta ad esempio, le altre squadre di provincia un po' soffrono. Per quale motivo? Vabbè, ma credo che il motivo hai tanti giocatori forti, hai un bilancio di più delle squadre piccoli, però io ti dico la realtà, quando anche giocavo io l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, ci veniva a Chievo, gli andava bene con l'Atalanta, è un campo difficilissimo, poi alla fine la differenza la fa sempre il campione, però lo vede, pensiamo all'Atalanta che sta facendo un campionato che nessuno pensava, tanti italiani, tanti giocatori bravi, il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Cioè, io credo che ogni partita è una storia, credo che l'Udinese come può vincere con la Roma, può vincere con il Milan, poi può perdere con l'Empoli, capito? Cioè, sono partite difficilissime. Toto, guarda, una cosa che è curiosità mia, ma sicuramente tanti che ci ascoltano, no? Il tuo calcio totalmente diverso dalla realtà di oggi, dei giovani, no? Tu anche spesso hai fatto riferimenti che il giovane si trova in una dimensione totalmente diversa rispetto a una volta dove per emergere veramente dovevi fare campionati e poi dire insomma questo è un giocatore valido. Oggi bastano 4-5 partite per poi assicurarsi contratti straordinari, procuratori che si muovono senza problemi, è una dimensione diversa, ecco. Quindi il calcio oggi come lo vedo, ma negli ultimi anni hai detto bene te, è cambiato un po' tutta la mentalità. Io per arrivare a giocare in Serie A ho fatto 3 campionati di C, poi sono andato in B, ho vinto il campionato, era più difficile 15 anni fa, erano tante 76, 77, 75, ma c'era Montella, tutti questi giocatori qua, Totti, Cannavaro, Cattuso, tutti questi giocatori che hanno vinto tutto. Adesso è cambiato un po' tutto, credo adesso è uno che fa 10-15 partite in Serie A a livelli ottimi, arriva all'Inter, arriva a Roma, anche oggi il giocatore dell'Inter che è comprato dell'Inter dell'Atalanta, secondo me è un grandissimo giocatore, però vedi 20 milioni, è cambiato un po' i tempi. 14 presenze. No, si vede che ha qualità e poi diventa un grandissimo giocatore, però 20 milioni di prima, per comprare di Natale 20 milioni va a fare 100 gol. E questo Totò, per la tua esperienza, anche un allenatore ha difficoltà a relazionarsi con tanti giocatori che si muovono in maniera diversa, no? Rispetto a una realtà di una volta. Hanno un'altra mentalità, perché un giocatore di oggi che ha 18-19 anni guadagna già un contratto di 5 anni a 600-700 mila euro, fa più fatica a parlare con un giocatore che aveva voglia di giocare, aveva voglia di dimostrare che guadagnava 100 mila euro, capito? Sì, è cambiato tutti i tempi. Adesso un giocatore di 20 anni ti manda a fanculo, scusa la parola, prima no. Chiaro. Prima c'era più voglia di diventare un grandissimo giocatore. Prima era un giocatore che voleva diventare giocatore, poi arrivavano i soldi. Invece era il contrario, arrivano prima i soldi che i giocatori. D'accordo. Di che ti stai occupando adesso, Totò? Senti, guarda, io ho una scuola carcere a Udine di 500 bambini, una bella struttura. È una miseria, tutta Udine adesso. Sì, è lontano, però credo che volentieri vada una volta al mese su a controllare un po' tutto. Ma a me piace la passione dei ragazzini, a me da 6 anni e 12 anni mi diverto molto.
poi il resto, il calcio più grosso è difficile. Va bene, d'accordo, no. Non ti rubiamo altro tempo. Grazie, Antonio. Grazie, grazie mille, a Totò di Natale.